Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa la gastroesofageal reflux disease, GERD. La malattia da reflusso gastroesofageo, GERD, dall'inglese gastroesophageal reflux disease, è una condizione medica cronica in cui il contenuto acido dello stomaco risale nell'esofago, causando sintomi e potenzialmente danni all'epitelio esofageo. Questo reflusso acido può essere causato da diversi fattori, tra cui rilassamento del cardias. Il cardias è il muscolo che funziona come una valvola tra lo stomaco e l'esofago. Nella GERD, il cardias può rilassarsi in modo improprio o indebolirsi, consentendo al contenuto gastrico, compresi gli acidi, di risalire nell'esofago. Iperproduzione di acido gastrico. Un aumento della produzione di acido nello stomaco può contribuire a un eccesso di acido che risale nell'esofago durante il processo digestivo. Ernia iatale. In alcune persone, una parte dello stomaco può sporgere attraverso il diaframma in una condizione chiamata ernia iatale. Questo può favorire il reflusso acido nell'esofago. Obesità. L'obesità e il sovrappeso possono aumentare la pressione addominale, causando il reflusso acido nell'esofago. Alimentazione e dieta. Il consumo di cibi piccanti, grassi, cioccolato, bevande alcoliche, caffè, bevande gassate e cibi acidi può aumentare il rischio di GERD. Inoltre, mangiare abbondanti pasti prima di andare a letto può favorire il reflusso notturno. Posizione del corpo. Stendersi o piegarsi subito dopo aver mangiato può favorire il reflusso acido nell'esofago. Fumo di tabacco. Il fumo di tabacco può indebolire il cardias e aumentare la produzione di acido gastrico, contribuendo al GERD. Gravidanza. Le donne in gravidanza possono sperimentare GERD a causa dell'aumento della pressione addominale e degli ormoni che rilassano il muscolo cardias. Stress. Lo stress può influenzare la funzione del sistema digestivo e contribuire al GERD in alcune persone. Altre condizioni mediche. Alcune condizioni mediche, come l'aspirazione polmonare, l'asma, l'ernia iatale, l'abuso di alcol e l'uso di alcuni farmaci, possono aumentare il rischio di GERD. I sintomi tipici della GERD includono bruciore di stomaco, pirosi, rigurgito di acido, dolore toracico, tosse cronica, raucedine, difficoltà nella deglutizione e rigurgito di cibo non digerito. La GERD può portare a complicanze più gravi, come l'infiammazione dell'esofago, esofagite, lesioni dell'esofago e lo sviluppo di esofago di Barrett, una condizione precancerosa. La diagnosi e il trattamento della GERD possono includere cambiamenti nello stile di vita, modifiche nella dieta, farmaci antiacidi o, nei casi più gravi o resistenti al trattamento, interventi chirurgici come la fundoplicatio, Nissen, per ripristinare il normale funzionamento del cardias. Se sospetti di avere GERD o hai sintomi persistenti di reflusso acido, consulta un medico per una valutazione e un piano di trattamento appropriato. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.